Buongiorno ragazzi e ragazzi, oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo vlog. Allora raga, questo è un vlog bellissimo. L'abbiamo fatto un anno e mezzo fa più o meno e ora siamo qui a rifare uno del genere perché partiamo per Milano! Quindi urlerei, però è mattina, sono le 5 del mattino. Raga, sono le 5 del mattino perché abbiamo il treno alle 8 e quindi ci dobbiamo preparare. Cioè, sono quasi... no, sono le 6 perché ci siamo svegliate alle 5 e mezza e quindi niente. La stazione dovevo andare a... No, dobbiamo trovarci in treno alle 8 in punto e quindi è un po' un casino e appunto ci verrà a prendere... Oddio. Esatto. E quindi noi ci siamo preparati, siamo portati, abbiamo fatto tante cose. Guarda, allora facciamo come l'anno scorso. Allora, outfit di Giulia. Allora, questo tipo maglioncino con il jeans e le scarpe dell'Adidas. Io con questo frontino molto trasparente, non si vede. Maglioncino a righe di Bershka, pantaloni di Tommy e scarpe le Samba. Vabbè, le conoscete? Samba. E niente, sediamoci un po'. Aspettate, facciamo vedere certe cose. Allora, ad esempio, questa volta ce l'abbiamo fatta, per quanto mi riguarda, la valigia. Fare una sola valigia. Se voi andate a vedere anche il video che uscirà prima di questo, di sicuro. Io credo sia una sola valigia, raga, perché comunque io mi sono andata a dormire, quindi non so se mamma ha fatto altro o no, una sola. Poi abbiamo questo zaino qui e poi abbiamo questo... questa borsa di mamma dove ci sono tipo carica batterie eccetera e niente e quindi ci vediamo dopo. Ok raga, allora praticamente stiamo aspettando il nostro zio che ci viene a prendere e poi andiamo a Milano, andiamo alla stazione e poi arriviamo, facciamo mamma dove sei? Zitto, partiamolo. Ma dove si va? Saluta! Dove si va? Dove? Milano! Ma raga! A Milano! Che andate a fare? Che andate a fare? È una cosa molto bella. Va bene, dai. Guardate il tramonto, quanto è bello. Yeah. Ok, raga, allora siamo in stazione, qui c'è la valigia. E praticamente, ecco mamma, babbo, ecco babbo, ecco mamma. Sì, sta lì. Volevo andare da Tiger, ma sta chiuso, quindi ora aspettiamo. Diciamo che abbiamo il treno alle 8, quindi siamo un bel po' in anticipo perché sono tipo le 7 e un quarto, quindi va bene. E niente. Io vedo già un treno blu, penso che non è freccia rossa. No, quello è freccia rossa. Dai, infatti, sediamoci, altrimenti non lo troviamo più dopo. E niente. Stavo cadendo a terra. Oddio, la nostra seconda volta in treno, tra poco vedremo il treno. Ciao. Noi pensavamo che non accadesse, cioè che non accadesse, c'era qualche caso, noi abbiamo freccia rossa di nuovo, anche perché ci siamo trovati anche molto bene, quindi ok. E niente, abbiamo il treno alle 8 con vari scali, cioè scali, che sto dicendo, con varie fermate e niente, ma ci sentiamo dopo. 95:16 delle ore 8 per Milano Centrale partirà dal binario 16 invece che dal binario 19. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi, è la fantasia che trasforma in piani di sassi. E ho perso Termini, cioè siamo nella stazione Roma Termini, perché ora dove scendere sto video della gente. Che ore sono? Sono le 9:01. Come sta andando questo viaggio? Bene, 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 bene. Giulietta. Sta dormendo completamente. Non dorme. Non la sveglia. Qui c'è la signora con gli occhiali, eccola qui, tanto perché mi... tutto bene? Sì. Tutto bene? Sì. Ok. Sì. Giulia, no, è presto per dormire, dai. Arriviamo verso mezzogiorno, cioè l'1:20.
dobbiamo fare? Vuoi sapere troppo? Sono curioso, siamo tutti curiosi. Non si può vedere. Purtroppo non ancora, non ancora. Però me lo dirai, Ah? Me lo dirai anche a me poi. Sì, un giorno, lontano, te lo dirò. No, arriverà il momento. Va bene. Allora raga, stiamo in treno. Praticamente, ecco. Allora, la prossima fermata è tipo Firenze, sì, è Firenze. E ora abbiamo tipo queste caramelle in bocca. E basta. Allora, che ore sono? No, io. Sono 9.39. E noi dovremmo arrivare tipo... Allora, ci sono degli occhiali. E mi cade il cellulare. Dicevo. Allora, dovremmo arrivare a Firenze. E già abbiamo fatto tipo due fermate, ovvero... Roma Termini e poi Roma Tiburtina. Poi dobbiamo fare Firenze, Bologna e poi arriviamo a Milano. Sì, altre 3 ore. O 2. A Firenze arriviamo alle 10.51 e dobbiamo arrivare a Milano, appunto, come ho detto prima, a mezzogiorno meno 20. No, l'una meno 20, il contrario. Qui c'è buio e pesto ora, ma non perché è buio. Semplicemente perché siamo sotto una galleria, capito? Allora raga, siamo a Firenze e là le dorme. Guardate, quanto bella. Cioè tipo lei aveva freddo, io abbiamo messo i giubbini addosso. Invece mamma, guardate, aspettate. Dorme Giulia, dorme. Si muove. Vabbè. Tu dove sei? Io e babbo, in pratica stiamo giocando a dei giochi. Tipo che noi abbiamo le penne e tutto, abbiamo scaricato Forza 4 sul mio telefono e poi abbiamo giocato con la Nintendo. Tipo niente. Allora, ci vediamo dopo. E basta. Ok raga, allora siamo in treno e stiamo partendo di nuovo. Abbiamo fatto l'ultima fermata, ovvero quella lì a Bologna Centrale, e poi ora diretti verso Milano. Non dobbiamo fare più fermate come regola. Le abbiamo fatte tutte, allora. Abbiamo fatto la fermata a Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze. In realtà voi sapete e Bologna, già. Basta, 4 firmate e ora ci manca a Milano. Arriveremo alle... Non lo dico ancora. E quindi niente, ho sonno, io ho dormito un po', 20 minuti. Io 10-5 minuti. Non lo so, in realtà però ho dormito poco. E io mi sono fatta una leggera dormita e poi basta. Anche perché quando sono partita da Firenze, tipo non mi ricordo quando, siamo partiti comunque da un'altra fermata, praticamente il treno camminava e rilassava tantissimo il rumore del treno, cioè proprio si rilassa perché poi è come se un massaggio qui dietro, quindi è fighissimo. E quindi niente. Questo è, mi sono addormentata. Tra poco arriviamo a Milano, cioè io muoio veramente. E stando qui giù, cioè sembra che praticamente è notte, ma in realtà è giornissimo, cioè sono le 1, sono è mezzogiorno meno 20, quindi è prestissimo. Però appunto sembra buio, ecco, siamo ritornati. Ah, bella la luce. E dovrebbe esserci il sole a Milano. Sì. A Firenze no, dicevano che praticamente c'erano le nuvole, però sinceramente non mi interessa. Quindi ora partiamo, che bello, che bel sole. Prendimi per mano e disegniamo 1000 passi, è la fantasia che trasforma in piano di sassi. Io ho perso voli, e ho perso treni. Giulia, siamo quasi arrivati, com'è andata?
Come? Bene. Sono stanca. Grazie mille. No, non c'è, è scomparso. Ma non vive. Vedi? Dov'è? Non c'è, eccola. Scusa. Mi sono fatta male. Io ero senza occhiali, non faccio scusa. Danni. No, falla vedere. Piano, Giuli. Là c'è Marghe, qua c'è Giulia, qua c'è Marghe, qua c'è Giulia, Giulia è caduta a Marghe. È caduta. Non ti sonno? Siamo quasi arrivati? Sì, mancano 10 minuti. Com'è andata Marghe, com'è andata? Male. Giulia, non ti vedo, spostate un pochettino. Anche perché siamo partiti molto presto, quindi cioè, arriviamo molto presto e ci possiamo vedere. Quello sì. Che dobbiamo fare. Io e babbo ci siamo messi a giocare mentre tipo mamma e l'aria dormivano. E io no. Va bene. Raga, ok, e anche questo diciamo viaggio in treno è finito, siamo scese appena. Sì. Appena dalla stazione di Milano. Aspetta, vai vlog un e aspetta raga tipo ok è stato bellissimo il viaggio, ora stiamo appunto uscendo dalla stazione, cioè ora siamo usciti dal treno e quindi ora usciremo dalla stazione di Milano e niente, è stato bellissimo, io adoro troppo mio padre. Babbo, che c'è, cosa vuoi? Non sto sulla linea gialla e quindi niente. È stato molto bello. Giulia, che ne pensi di questo viaggio? Bellissimo. Non ti ho ripreso cosa hai detto? Bellissimo. E basta, quindi ora usciamo. Giulietta con lo zaino, visto Giulietta? Ok, allora ci vediamo dopo. Ok raga, allora siamo arrivati appunto in questo residence e ora ve lo facciamo vedere. Allora, vabbè, qui c'è la nostra valigia, quindi non ci fate caso. Allora, partiamo da questa porta bianca, tutta bianca, qui, dove appunto si entra, quindi è l'entrata. Poi c'è Giulia e un divano letto, questo è un divano letto. Passando di qua, tipo, abbiamo un mobiletto, tipo un mobiletto con una TV. Abbiamo il tavolo, un rotondo bianco con delle sedie rosse. E poi qui abbiamo tipo una cucina, molto piccolina, però bellina. E niente, ora ci spostiamo nel lato nord e cose di questo genere, dove sarà la camera di me e Giulia, perché sinceramente io e Giulia vogliamo dormire sul divano letto, essendo che non ci piace dormire alla porta, grazie. Allora, quindi, facciamo che da qua praticamente c'è il corridoio, si apre la porta, e c'è un'altra porta qui. Si entra nella nostra camera. Allora, la nostra camera è questa qui. Vabbè, un letto matrimoniale semplice con così. Ha dei cassetti e due comodini. Uno e due. E poi qui invece tutto così. Agli armadi. E poi qua invece premi qui e si alzano i tapparelli. Ok, ora andiamo in bagno. Allora, il bagno si accende per di qua, sì. C'è anche un'altra luce, però sinceramente, ah, eccola. Ok, questo è il bagno, praticamente ha una doccia, ha un bidet, ha un water e poi ha, vabbè, ovviamente, no, vabbè, ovviamente, ha anche una vasca. E infine ha il lavandino, semplice, già pieno di schiuma, eccetera, vabbè. Perché è stato utilizzato noi e niente, quindi questo è praticamente l'hotel. Ho aspettato prima che noi vi ho fatto vedere come è fatto, prima che noi rovinassimo il tutto, e dopo questo vi posso tranquillamente dire che sono le 8 di sera e praticamente abbiamo fatto varie cose, siamo andati in varie parti molto belle e che non vi posso dire, però vabbè.
E niente, vi aspetto, poi vi faremo un vlog domani per la giornata che inizierà dalla mattina, essendo che ci saranno meno impegni. E quindi, niente, vi mando un bacio enorme e chiamo Giulia per fare la fine del video. Giuli! Dai, vieni che dobbiamo fare la fine del video. Quindi... Two, one, go. Quindi ragazzi, questo era il video, spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram @margiegiuliakawaii_official, su Facebook @margiegiuliakawaii_real, sul secondo canale Maggi TV, sul secondo canale Marghe Giulia secondo canale. Se volete le maglie, le cover, le tazze, i cuscini, tantissime altre cose, tantissimi altri colori, andate su www.margiegiuliakawaii.it. Io vi ricordo che io Marghe, io Giulia, insieme a voi formiamo la Magic Family, cioè l'amore puro. Se vi è piaciuto, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e condividetelo dappertutto. Se non è piaciuto, shhh.